Meditazione di luce e guarigione. Questa pratica è un invito a portare la luce della coscienza e anche un atteggiamento benevolo, compassionevole, caldo al nostro corpo, a noi stessi e via via anche ad altre forme di vita e di esistenza intorno a noi, con un auspicio di guarigione. Guarigione che può esistere a vari livelli a volte può essere la guarigione di un problema del corpo, di un problema dello spirito, del cuore, della mente, relazionale. Possono esistere varie forme di sofferenza rispetto a cui può essere auspicabile una guarigione. Ma ricordiamo anche che a volte alcune forme di sofferenza hanno una funzione nelle nostre vite, nella vita del pianeta nella vita di tutti gli esseri, perché possono creare i presupposti per una forma di guarigione ad altri livelli rispetto a quello del sintomo immediato. Quindi lasciamo pure aperta la possibilità che questo auspicio di guarigione sia qualcosa che noi mandiamo al di là di quella che può essere la nostra volontà che cerca un po' di controllare anche la direzione verso cui viene mandato questo augurio. L'atteggiamento di guarigione sia un atteggiamento di apertura verso un'evoluzione positiva delle cose, anche quando le circostanze sembrano veramente di segno opposto. Assumiamo la posizione distesa, se lo vogliamo, o anche la posizione seduta. È una pratica che possiamo fare nella posizione che preferiamo. E concediamo a noi stessi di metterci comodi, di coprirci con una copertina se necessario, se abbiamo freddo. E quando ce la sentiamo possiamo chiudere gli occhi e portare la nostra attenzione all'interno del corpo, come sta il nostro corpo in questo momento. Proviamo a notare se ci sono delle zone di tensione, se ci sono... Delle zone in cui c'è qualche scomodità, qualche disagio, concediamoci di allentare un pochino anche eventuali abiti che siano un po' stretti, mettiamoci comodi. E un po' alla volta cominciamo gradualmente a contrarre le varie regioni corporee. Cominciamo dai piedi, contraiamoli, stringiamo il più possibile, poi contraiamo le gambe, i polpacci, le ginocchia, le cosce, contraiamo i glutei, tiriamo dentro la pancia, raddrizziamo la schiena, teniamo la schiena in condizione di tensione, stringiamo i pugni, teniamo anche tutti i muscoli delle braccia, delle spalle, del collo, serriamo i denti, chiudiamo gli occhi forte forte. E assumiamo una tensione generale nel corpo, tratteniamo un po' il respiro e poi lasciamo andare, lasciamo andare il respiro e lasciamo andare la tensione in tutto il corpo. E proviamo a rifare questo con una minore intensità, magari appena appena, appena appena concediamoci, però, di farlo uniformemente, un po' di tensione nei piedi, nei polpacci, nelle ginocchia, nelle cosce, nel bacino, nella pancia, nella schiena, tiriamo dietro le braccia, stringiamo i pugni, tutti i muscoli delle braccia tesi, delle spalle, del collo, della testa, serriamo i denti, serriamo gli occhi, tratteniamo il fiato e lasciamo andare. E notiamo proprio la differenza che possiamo sentire a livello proprio di percezione interna tra ciò che è tensione e ciò che è rilassamento. E concediamo a questo punto a noi stessi di fare un piccolo viaggio nel corpo, con un intento benevolo teso anche a curare eventuali zone di sofferenza. Una meditazione questa che porta la luce della coscienza nelle varie regioni del corpo con un intento benevolo, teso a prendersi cura di eventuali zone di tensione o di malessere, portando proprio calore, attenzione e anche un augurio di guarigione. Inspiriamo e... Un po' alla volta diventiamo consapevoli delle sensazioni di contatto del corpo con le superfici che lo sostengono. Se siamo sdraiati, la superficie su cui siamo distesi, se siamo seduti, il terreno su cui poggiamo con i piedi, con le ginocchia e le sensazioni di contatto con la seduta. Sentiamo il respiro che c'è nel corpo, tutto il corpo che respira. E quindi portiamo la luce della coscienza sulla spalla sinistra, come se fosse proprio una lucina che comincia a esplorare le sensazioni che ci sono qui nella spalla sinistra. Come se fosse proprio una lucina che porta la luce del mattino, la luce dell'alba, tra le zone che invece sono un po' buie e ancora inesplorate nel nostro corpo, scendiamo qui nel braccio sinistro. Notando come dovunque passi questa piccola luce della coscienza, se ci sono zone tese possono essere un pochino allentate, ammorbidite. Se ci sono zone assetate di attenzione, questa attenzione può avere un po' l'influsso di un fluido dissetante. Se ci sono zone fredde, Può essere un'attenzione calda che ha un'intenzione di portare calore. Lasciamo proprio che scorra questa luce della coscienza lungo tutto il braccio sinistro, la parte alta, il gomito, l'avambraccio, fino ad arrivare al polso. Poi la luce della coscienza passa nel palmo della mano sinistra, che viene irrorato. Dalla nostra consapevolezza, tutte le sensazioni che emergono vengono accolte, dove c'è un disagio viene preso in considerazione con premura. Sentiamo il pollice della mano sinistra, il dito indice, il medio, l'anulare, il mignolo, lo spazio tra un dito e l'altro, il dorso della mano sinistra. E lasciamo che la luce della coscienza renda luminoso ogni anfratto di questo braccio, di questa mano. Se ci sono zone buie, lasciamo che indugi un po', un po' di più su quella zona. Lasciamo che il passaggio della nostra coscienza illumini ogni zona attraverso cui passiamo, con un tocco compassionevole, gentile, teso a portare un'amorevole premura. E se ci fossero zone che ci sembra che stiano poco bene, possiamo anche rivolgere parole di guarigione. Che tu possa guarire e stare bene. Qualunque sia il significato di guarigione per noi e per questa zona del nostro corpo. Che tu possa guarire e stare bene. Inspiriamo e sentiamo proprio che possiamo inondare tutto il braccio sinistro di questa nostra aria, di questo nostro respiro e lasciarlo andare. Mentre la luce della coscienza piano piano risale attraverso il braccio, arriva nella spalla e comincia a scendere lungo tutto il lato sinistro del nostro corpo. Dalla cella scende sul zona laterale del busto scende per tutta la gamba sinistra diffondendosi proprio nella gamba scendendo nella coscia nel ginocchio nel polpaccio in tutto lo stinco sulla zona superiore del nostro piede sinistro su tutte le dita del nostro piede il primo dito il secondo il terzo il quarto il quinto la luce della coscienza va in profondità, scende dentro il piede, arriva fino alla pianta del piede. Arriviamo alla zona anteriore della pianta del piede, all'arco plantare, al tallone, alla zona laterale esterna e quella laterale interna è qui. È come se questa luce portasse proprio il suo contributo di luminosità e calore a tutto il piede e a qualunque zona della gamba sia stata percorsa dalla luce della coscienza che può risalire dal piede ancora un po' nella caviglia e qui ancora nello stinco, stare nei muscoli, sulla pelle, nelle ossa, nelle ginocchia, nella coscia sinistra. Lasciamo proprio che sia una luce calda, una luce che in qualche modo fa proprio chiarezza su com'è lo stato a livello sensoriale di questa gamba, come sta. E dovunque incontriamo una zona di tensione o disagio, lasciamo che ci sia proprio questa qualità primorosa dell'attenzione. Vengo qui, vengo qui per te, che tu possa stare bene, che tu possa guarire. Sentiamo proprio che in qualche modo è possibile consentire al corpo di percepire questa intenzione che accompagna la nostra coscienza, questa intenzione di luce e calore che si diffonde come un fluido benefico che inonda tutta la gamba sinistra. Risaliamo quindi lungo la gamba e passiamo dal bacino. Sentiamo anche qui tutta la zona del nostro bacino che può essere illuminata dalla luce della coscienza. E anche qui se ci sono zone di tensione, di disagio, di sofferenza, lasciamo che questa luce, questo calore indugino lì. Avendone cura, nutrendo e dissetando ogni zona che si sentisse trascurata, tesa, sofferente. E se permane un senso di difficoltà, che la nostra intenzione possa esprimersi in parole, che tu possa guarire e stare bene. E lasciamo quindi che percorra ancora la luce della coscienza, la zona della nostra gamba destra, cominciando dalla coscia. Lasciamo che questa luce scenda nella coscia, vada nel ginocchio, scenda nel polpaccio e giù nella caviglia destra, nel piede destro, nella pianta del piede destro, il tallone, l'arco plantare, la zona anteriore della pianta del piede, le dita del piede destro, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e risale, risale sul dorso del nostro piede destro cospargendolo della luce della coscienza, illuminandolo, scaldandolo, lasciando che ciò che è bloccato un po' sia autorizzato a fluire. E se ci sono zone assetate di attenzione, che questa nostra luce della coscienza possa dissetarle un po', renderle un pochino più morbide, un po' più nutrite, un po' più dissetate. Lasciamo che questa visita della luce della coscienza scaldi, ammorbidisca. Nutra questa zona del nostro corpo, il piede destro, la caviglia e via via, risalendo lo stinco destro, il ginocchio destro, tutta la coscia destra. Sentiamo proprio che c'è questo flusso della coscienza luminosa che sta qui nella nostra gamba destra nel suo insieme. Facciamo quindi un bel respiro lungo e profondo, come a portare aria anche in questa zona. Inspiriamo. Portiamo il nostro respiro in tutta la gamba destra fino al piede ed espirando lasciamo andare e lasciamo che questa scia luminosa e calda lasci il suo segno anche in questa gamba. Consentiamoci quindi dal bacino di risalire qui in tutta la zona bassa del nostro busto. Sentiamo il contatto con la seduta. Sentiamo... Che anche c'è tutta la zona qui della pancia, con gli organi interni, con l'apparato digerente, con tutto ciò che contiene il nostro busto all'interno. Se dovunque percepiamo un senso di buio, un senso di tensione, lasciamo che la luce della coscienza, questa lucina calda che porta luce e attenzione, possa indugiare un po' in quella zona. Come a volerla trattare, curare, ammorbidire, illuminare, scaldare. Lasciamola percorrere tutte le zone e gli anfratti della nostra pancia, a partire dalla zona bassa, qui del bacino, risalendo, risalendo in tutta la pancia, in tutta la schiena, tutto il busto. Lasciamo che questa luce faccia il suo corso così come le viene naturale, un po' da sé. Mentre prendiamo coscienza dello stato del nostro addome. E via via del nostro petto, di come sta anche tutta la parte qui centrale del petto intorno al cuore, come sta la schiena, sentiamo proprio che la luce della coscienza può passare, ammorbidire anche la zona lombare. Qui se c'è tensione, qualunque altra tensione si manifesti nella schiena, e dovunque tra bacino, addome, petto, schiena, parte alta, parte bassa, anche spalle, lasciamo che questa luce percorra anche le spalle, a destra e a sinistra, dovunque in questa zona noi sentiamo che c'è tensione, lasciamo che la luce della coscienza ci indugi un po' di più, porti un po' più di calore, ammorbidisca, ammorbidisca e semplicemente curi con questo tipo di atteggiamento premuroso, teso a prestare attenzione, gentilezza e calore. E un augurio di guarigione, che tu possa guarire e stare bene, che tu possa guarire e stare bene, qualunque sia il significato che questo ha per te. Qualunque sia il significato che questo ha per te, possa tu guarire e stare bene. Risaliamo, risaliamo. E dalle spalle. Concediamoci di andare nella spalla destra e di scendere lungo il braccio destro. Sentiamo proprio la parte alta qui del braccio che viene percorsa dalla luce della nostra coscienza. Questa lucina che porta chiarore, calore e che scende dal braccio nel gomito e porta la luce qui nel gomito, nell'avambraccio giunge il polso, gira intorno al polso. Lo percorre, arriva al palmo della mano destra, portando luce, e calore e attenzione amorevole. Sentiamo il dito pollice, indice, medio, anulare, mignolo, illuminati dalla luce della coscienza, e scaldati dalla benevolenza di questo sguardo luminoso. Sentiamo il dorso della mano destra, sentiamo tutta la mano destra nel suo insieme, compresi anche gli anfratti. Gli spazi tra un dito e l'altro, illuminiamo tutto con la luce della coscienza e lasciamo che questa luce indugi un po' ovunque c'è buio, tensione, qualcosa che indica uno stato di disagio di qualunque cosa si tratti, lasciamo che questa luce ammorbidisca, scaldi, nutra, disseti. Se ci sono zone abbandonate, zone che richiamano la nostra attenzione perché hanno un bisogno, dissetiamole diamo di sé ciò di cui hanno bisogno. E un po' alla volta lasciando una scia di luce nella nostra mano, risaliamo quindi nel polso, nell'avambraccio, nel gomito, nella parte alta del braccio e auguriamo a questo braccio di stare bene, di guarire. Guarisci, che tu possa guarire, qualunque sia il significato che questo ha per te. Che tu possa guarire e stare bene. Inspiriamo e portiamo il nostro respiro in tutto il nostro braccio destro, dall'attaccatura con la spalla fino alle mani, e con la ispirazione lasciamolo andare. Andiamo adesso nel nostro collo, sentiamo tutto il collo, la parte anteriore qui nella gola. Sentiamo la parte posteriore qui nelle vertebre e lasciamo che questa luce, la luce della nostra coscienza, porti luminosità, chiarezza e calore anche nel nostro collo. Ammorbidendo le zone tese, prendendo atto di qualunque forma di disagio e di richiesta. Dissettiamo le zone assetate, nutriamo le zone affamate, ammorbidiamo le zone tese. Lasciamo che resti una scelta luminosa. Di questo passaggio della coscienza, un senso di calore e di cura. E prima di lasciare il nostro collo, facciamo un bel respiro, la riempiamo d'aria, con l'espirazione lo lasciamo andare. Che tu possa guarire e stare bene, che tu possa guarire qualunque sia il significato che questo ha per te, che tu possa stare bene. Ammorbidiamo, che tu possa stare bene e guarire. E portiamo l'attenzione dal collo verso la nuca. Se ci sono zone buie qui nella nuca, lasciamo che la luce della coscienza porti chiarezza, chiarore, luminosità, calore. E risaliamo dalla nuca via via lungo il cuoio capelluto fino ai lati e alla cima della testa fino ad arrivare all'attaccatura dei capelli con la fronte, con le basette, intorno alle orecchie. Tutta la zona superficiale della testa lasciamo che sia percorsa dalla luce della coscienza. E così consentiamo a questa luce anche di passare sulla fronte, di illuminare e scaldare la nostra fronte, di stendere eventuali tensioni. Dunque questa luce passa in contratensione che possa in qualche modo ammorbidire, lenire dissetare le zone aride e assetate. Nutrire le zone affamate di attenzione e di cura. Lasciamo che questa luce entri nella testa e porti luminosità all'interno della testa. Luminosità, calore, attenzione, premura, morbidezza. Tutto ciò che di benevolo la luce della coscienza accompagnata dalla nostra benevolenza può portare all'interno della testa. Lasciamo andare le tensioni se ci sono, lasciamo che la luce della coscienza indugi un po' di più laddove incontra tensioni, ammorbidisca, curi, lenisca, porti questo senso di premura e di cura, ovunque ci sia un richiamo del corpo, un po' di buio, un po' di tensione, un po' di disagio. Andiamo negli occhi, questa luce negli occhi, questi occhi che di solito ricevono la luce dall'esterno vengono illuminati ora dall'interno della luce della coscienza, e scaldati e visti, e visti dalla coscienza. Questi occhi che possono essere uguali tra loro, oppure diversi, uno più grande, uno più piccolo. Notiamo se negli occhi c'è tensione, come meglio ci riesce, lasciamo che questa tensione si ammorbidisca grazie a questa luce che stiamo portando, la luce dei miei occhi, la luce dentro gli occhi. Sentiamo la luce anche della coscienza che pervade il naso, le narici, l'interno, anche a questo punto, della nostra bocca, il palato, la zona della lingua, le arcate dentali, superiore e inferiore. Lasciamo che la luce passi anche all'esterno, sulle labbra, sul mento, vada sulle gote, sulla pelle del viso, fino alle orecchie. Lasciamo che si poggi dovunque c'è una tensione, sentiamo se c'è tensione nelle mascelle. Lasciamo che questa luce gentilmente ammorbidisca, scaldi, illumini anche le mascelle se sono tese, consentendo loro di allentare un po' questa tensione. E lasciamola libera di percorrere la testa, di essere attratta dalle zone che richiamano l'attenzione, dalle zone che reclamano attenzione, cura, premura. Scaldiamo, illuminiamo. Facciamo quindi un bel respiro lungo e profondo, come a portare aria anche in questa zona. Inspiriamo, portiamo il nostro respiro in tutta la testa. Ed espirando, lasciamolo andare. E auguriamo ogni bene, che tu possa guarire e stare bene, testa mia, qualunque sia il significato che questo può avere per te che tu possa guarire, stare bene. E ora sentiamo tutto il corpo nel suo insieme, dalla cima della testa al collo, alle spalle, alle braccia, alle mani, tutto il busto, il bacino, le gambe fino ai piedi, tutto il corpo. Un corpo integro, intero, unico, unico come il respiro che lo pervade, come la coscienza che lo abita, come questa luce interna che lo illumina da dentro. Sentiamo, sentiamo tutto il corpo vivo. Presente alla nostra coscienza, illuminato dalla coscienza, scaldato dall'amorevolezza. Un corpo in cui possiamo far scorrere le nostre parole benevole di guarigione, che tu possa guarire e stare bene. Che tu possa guarire qualunque sia il significato che questa cosa ha per te. Che tu possa guarire, che la tua vita possa guarire, che la guarigione porti i suoi doni nella tua vita, qualunque sia il significato che questo possa avere per te e per la tua vita. E ora, è un po' alla volta da questa dimensione di luminosità interna, concediamoci di comprendere nell'ambito del raggio della nostra coscienza. Anche lo spazio che è intorno a noi, come se questa luminescenza potesse un po' alla volta oltrepassare i confini del nostro corpo, oltrepassare la nostra pelle, e diffondersi tutto intorno fino a coinvolgere l'ambiente in cui siamo. E qualunque forma di sofferenza noi possiamo avvertire nell'ambiente, che ci siano altri esseri umani, altre forme di vita, anche piante volendo, o anfratti della nostra. Casa, del posto in cui siamo, che siano un po' trascurati, bui, polverosi. Lasciamo che la luce della coscienza porti anche lì questa dimensione luminosa, benevola, questo desiderio di espandere la benevolenza, la luce, il calore anche a ciò che c'è intorno a noi, portando anche un augurio di guarigione a chi è qui intorno a noi, che tu possa guarire che tu possa stare bene e guarire qualunque sia il significato che ciò ha per te che tu sia un essere umano un animale una pianta o anche semplicemente un ambiente uno spazio di vita dove la gente passa sosta va e viene e un poi una volta concediamoci di aprire lo spazio della nostra coscienza della nostra benevolenza a tutte le persone che abitano nei dintorni di casa nostra, i nostri vicini di casa, le persone che stanno nel nostro condominio, quelli che abitano nei palazzi a fianco del nostro quartiere, come se potessimo diffondere una luce di coscienza compassionevole tutto intorno, con un'intenzione di bene, di portare luce, calore, guarigione, che voi possiate stare bene e guarire, qualunque sia il significato che questo ha per voi che possano guarire i vostri corpi, le vostre menti, le vostre vite, qualunque sia il significato che per ciascuno può avere questo. Guarigione. E poi a volta portiamo alla mente anche tutte le persone che in questo momento fanno i conti con qualche grossa difficoltà, persone di cui sappiamo poco. O sappiamo tanto che abitano vicini, abitano lontane, che portano dimensioni fisiche di sofferenza, mentali di sofferenza, malattie, difficoltà di qualunque tipo. Portiamo anche verso queste persone un senso di luminosità e calore, un'intenzione di poter estendere questa luminosità e questa volontà benevole anche nei loro confronti, una luminosità nutriente con un augurio di guarigione che voi possiate stare bene, che voi possiate guarire, che possano guarire i corpi, le menti, le vostre vite, qualunque sia il significato che ciò ha per voi. E consentiamoci di portare l'attenzione a questo punto a una dimensione più espansa tutta l'umanità, tutta l'umanità, tutti coloro che abitano il pianeta, dovunque si siano in questo momento persone che vanno, vengono, fanno, sono indaffarate, stanno quiete, piangono, mangiano, nascono. Tutta l'umanità. Lasciamo che ci sia un augurio di luce, di calore, di benevolenza, di salute, di bene nei confronti di tutta l'umanità, a partire dal nostro cuore, un cuore radiante, da cui possiamo lanciare proprio questo flusso di benevolenza, di luce, di calore fino a coinvolgere tutta l'umanità, che tutti possano guarire e stare bene, che possano guarire i loro corpi, le loro vite, le loro menti, che ci sia guarigione per tutta l'umanità, qualunque sia il significato che per ciascuno ciò può avere. ancora volta rivolgiamo anche questo stesso atteggiamento a ogni altra forma di vita che c'è sul pianeta. Forme di vita animale, forme di vita vegetale, la terra stessa. Lasciamo che questa luce possa in qualche modo inondare tutto il pianeta con le sue creature, tutto il pianeta con i suoi elementi, con le acque dei mari e dei fiumi, dei ruscelli, con la terra, con le foglie, con il vento, con l'aria che si respira, che tutto ciò che costituisce questa terra di cui noi siamo parte possa beneficiare di questa luminosità, di questa possibilità di espandere. Luminosità, intenzione benevole, consapevolezza, gentilezza, luce e calore, e un augurio profondo di guarigione. Che tutti gli esseri, tutte le creature, tutte le forme di vita di questo pianeta, che il pianeta stesso possa stare bene, possa guarire. Qualunque significato. Questo possa rivestire.